Vincenzo, finalmente questo esordio da primo minuto a Marassi, com'è andato? Ma sinceramente sono un po' dispiaciuto per la mia prestazione perché comunque non mi sento di aver dato il massimo. C'è stato subito quell'episodio del rigore che un po' mi ha tagliato le gambe e al posto di reagire un po' mi sono abbattuto, ci ho messo un po' troppo secondo me a reagire, però questa è l'esperienza che deve fare uno per giocare tra i grandi, ecco. Conoscendoti non ti accontenti mai delle tue prestazioni e purtroppo oggi è stato un episodio quello che ha girato subito in senso negativo. Eh sì, però ci sta anche questo, è normale che uno il debutto se lo immagina subito con una grande prestazione, delle grandi parate, magari il rigore parato, lì sì che cambiava tutto. Però ci sta anche commettere un errore, il giocatore, il portiere bravo è quello che poi sa dimenticare subito. Com'è stato comunque la sensazione? È stato un bel pomeriggio comunque, a prescindere da come sia andata in effetti sul campo. Sì, sicuramente poi durante l'ingresso per il riscaldamento c'è stato veramente un grande affetto da parte dei tifosi nei miei confronti, e lì mi sono emozionato tanto e davvero questo comunque rimarrà un giorno indimenticabile per me. Dicevi che dovrà servire anche in prospettiva futura, l'anno prossimo per Vincenzo Fiorillo che anno si profila? Ma questo ancora non lo so, ci sono tante possibilità, come potrei rimanere qua come secondo, potrei andare in prestito, sinceramente per me stare qua è un sogno, sono a casa mia. Sicuramente so anche che la società farà il bene mio, hanno piena fiducia in me, io ho grande, grande stima in loro, quindi vedremo. Angelo, una bella partita nell'ennesimo giorno in cui i tifosi ti hanno tributato un'apoteosi. Ma direi che per me è una grande soddisfazione. E mi è venuta la pelle d'oca, quindi li ringrazio come faccio di solito. E per me, insomma, è un onore investire un grado così alto in questa società. Come avevano scritto loro, ti sei legato quasi a vita con la Samp. Sì, è un contratto lungo che mi porterà comunque 31-32 anni, quindi son contento adesso, mi godo questo momento. Un momento di bilancio è questo, che campionato è stato, che stagione è stata dal tuo punto di vista? Ma è stata un po' strana, tanti infortuni, tante cose, con una rosa non ampissima per far tre competizioni. È normale che ci siamo buttati un pochino di più sulla UEFA e sulla Coppa Italia ed è normale che poi in campionato perdi tanti punti. Così, ormai è andata così, però nel complesso secondo me la stagione è stata più che positiva, ripeto, con tutte le difficoltà che abbiamo avuto. L'anno prossimo i fronti saranno due, si parla di una squadra che punterà tanto sui giovani. Sì, sicuramente questa è una bella cosa, però sicuramente metterà anche degli altri giocatori vicino ai giovani, anche perché i giovani hanno bisogno di giocatori che imparino da loro, quindi sarà un giusto mix. L'importante è che si riparta da Angelo Palombo. Importante, sì, è stato importante, come comunque importanti sono tanti altri giocatori in questa rosa. E ora sono ripartiti da me, ora vedremo nei prossimi giorni o comunque quest'estate, il mercato estivo, cosa riusciremo a tirar su.